Fratelli e sorelle, salve, sono sempre io, Romanino Romano. È difficile per me continuare a realizzare dei video, così come continuare a realizzare degli scritti. È difficile perché, come avete ben visto, per chi mi segue ovviamente, ecco, sono uscite fuori delle realtà gravissime. Queste realtà ci mettono nella seria condizione di rianalizzare tutto il nostro percorso per quanto riguarda i motivi che attingono alla nostra fede e alla nostra cristianità. È difficile ricominciare, è difficile reimpostare un discorso che abbia un senso logico, perché da quello che si è visto e da quello che vi ho detto, i fondanti della nostra fede sono miseramente falliti. Si è chiaramente capito che l'uomo da sempre ha voluto usare ed ha usato Dio e la grandezza di suo figlio Gesù soltanto per fini loschi, per raggiungere il potere, per raggiungere il dominio, per prevaricare sul popolo, sulla gente, con lo scopo, ripeto, di accumulare soltanto ricchezze. Ma non solo. Una volta accumulate ricchezze, questa gente ha saputo ingerirsi, ha saputo entrare in quelle che sono le attività dell'uomo. Quindi è diventata artefice per quanto riguarda la conduzione del popolo stesso, dal punto di vista della cosiddetta amministrazione o politica. La fame di potere via via è sempre più aumentata da parte della gente che si presentava in varie forme e che continua purtroppo a presentarsi, perché di gente ancora dormiente ve n'è tanta. Quindi come vicari, come cardinali, come vescovi, come pastori, come preti, una serie quindi di persone enorme, perché si sta parlando di migliaia di persone che hanno saputo, infiltrandosi nei centri di potere, ecco, governare la nostra sorte in tutti i sensi, sia per quanto riguarda la conduzione della nostra anima, sia per quanto riguarda la conduzione delle nostre attività, sia esse amministrative e sia esse di, ripeto, gestione amministrativa per quanto riguarda l'aspetto politico. Hanno raggiunto il loro obiettivo. Qualcuno dice che la Chiesa deve riconvertirsi al francescanesimo, però se poi ti accorgi che nelle loro casse vi è il maggior peso in quantità d'oro di tutto il mondo, perché si parla circa del 35% del valore in oro, in lingotti d'oro, che sono proprio lì nella chiesa di Roma. Se vai a considerare che soltanto in Italia il 28% del patrimonio immobiliare è nelle loro mani, prima di diventare poveri o di convertirsi al percorso di Francesco, e beh, ce ne vuole. Non è questo il loro obiettivo. Loro, con questa nuova figura che si presenta come vicario di Cristo, stanno adottando la strategia del marketing molto spinto, della vendita d'urto, quindi attraverso un simbolo particolare, movimenti particolari, l'abolizione della croce d'oro, la borsetta, le scarpe di cuoio, la faccia del buono, stanno soltanto servendo queste azioni per recuperare un attimino quel popolo che, svegliandosi, si è un po' allontanato da loro. Però adesso siamo arrivati alla tragedia, la tragedia più grande, che ci fa scoprire che quel libro al quale noi ci si stava affidando, che era appunto la Bibbia, non ha più nessun valore, perché è talmente stato manomesso, manipolato, che ha perso ogni forma di credibilità, e l'ha persa sin dai fondanti, come dicevo prima. Tutta la storia che riguarda Adamo ed Eva, il peccato, prima c'era un albero, mo ce ne sono due, ci hanno sempre detto fino a poco tempo fa che il peccato di Eva fu quello di mangiare, di invogliare Adamo a mangiare la mela e quindi avere dei rapporti carnali. Questo è sempre stato detto, nella memoria di ogni uomo esiste, non sto dicendo niente
niente di strano. E poi ovviamente un po' per colpa di Romano Romanino, un po' per colpa d'altri, si è capito che lo stesso Dio aveva detto agli uomini creati: siate fecondi e moltiplicatevi. Quindi questo voleva dire in forma implicita che dovevano fare sesso. Allora quest'albero non ha più molto valore, e c'è il secondo albero, che è l'albero della conoscenza. Cade tutto, cade il valore del battesimo, cade il valore del presentato inferno, perché se non c'è più peccato originale e trasmissibile, d'altronde Gesù ce lo ha ben detto, Gesù amava i bambini e diceva: quando sarete puri come questi bambini, per voi allora si apriranno le porte del paradiso. Quindi insomma Gesù è l'attore più importante in questa predicazione. Quindi se lui esalta l'ingenuità dei bambini è perché sta facendoci capire che nel bambino non c'è peccato. Quindi il peccato ereditario non esiste più, cade tutto, crolla tutto. La religione si è dimostrata a questo punto per quello che era: un enorme imbroglio, atto, ripeto, a raggiungere degli obiettivi. Da questo tipo di impostazione sono nate tutte le porcherie che stiamo vedendo, le divisioni, le guerre. Non c'è guerra in questo mondo di oggi e in quello di ieri che non sia stato determinato dalla religione. Negli stessi luoghi dove è nato ed è cresciuto Gesù, in questo periodo, tra fratelli, ci si uccide come i cani, non c'è pace. Dove è nato Gesù non c'è pace, popolo contro popolo. Quello stesso popolo che Dio ha voluto preservare, che Dio ha voluto seguire, guardate in che situazione è. Guardate in che situazione infernale. Però in mezzo a tutto questo ci sono i campanili, ci sono sempre le chiese. Mi va di portarvi due miei particolari episodi che servono un po' a capire quando parlo di divisioni. Guardate, vedete, non soltanto, diciamo che l'unica religione che ha mantenuto un po' il principio della coesione, perché sono stati furbi, perché sono furbi, perché ai vertici hanno persone veramente scaltre, non pastorelli come quelli che conosciamo in altre religioni che non hanno neanche la quinta elementare. Nella religione cattolica ci sono sempre stati degli strateghi, ma nel vero senso della parola, uomini capaci, furbi, molto destri nel gestire la stessa manipolazione della Bibbia. Vedete quello che sta succedendo per esempio nelle altre nuove religioni. Scusatemi, io faccio un po' di confusione perché questo è il primo video, quindi metto tante cose insieme nel quale vado ad analizzare quella che dovrebbe essere la nostra futura sorte e il nostro futuro percorso, dal mio punto di vista ovviamente. Ecco, dicevo, guardate un po' le nuove religioni. Nascono questi protestanti, sappiamo tutti da chi nascono, sappiamo tutti chi era Lutero, Martin Lutero, sappiamo il motivo per il quale ha creato questa scissione, legato al fatto che voleva una sposarsi una suora e che glielo impedivano, legato al fatto, altre cose strane, questo fatto del celibato, comunque, perché ti devono tenere tutto sotto controllo. Il fatto che in quel periodo si praticavano le indulgenze e che rendevano molti denari alla Chiesa. E quest'uomo, questo Martin Lutero, che era un pochettino un frate un po' più sveglio, che gli piaceva la bella vita, ecco, bisticciava sovente con i vescovi dicendo: ma insomma, io ti mando delle persone che ti pagano, che ti danno i soldini per le indulgenze, per camminare in ginocchio sulle scale o per bere il latte della Madonna, ecco, perché mi fai vivere in miseria, dammi una parte. E quindi è dai oggi e dai domani nasce questa forma di ribellione, dalla cui ribellione viene fuori questo evento storico che è il protestantesimo. Martin Lutero si batteva con forza contro quelle che erano le azioni della Chiesa cattolica, che continuava a diventare sempre più ricca sfruttando il popolo. Addirittura in quel periodo la Chiesa cattolica chiedeva la decima ai suoi
ai suoi fedeli. E Martin Lutero lottava contro queste situazioni perché non le voleva accettare, non le accettava perché per un certo verso si legava a dei principi biblici. Oggi il popolo che lui ha creato a livello dei suoi rappresentanti sta ripraticando quello che praticava la Chiesa cattolica alla quale si era opposto Martin Lutero, e quindi ti chiedono la decima anche quelli che la combattevano. Quindi le strane contraddizioni. Perché? Perché tutto è basato sullo sfruttamento della povera gente per ottenere, ripeto, quel risultato finale: vivere da parassita parlando di Dio e di Gesù. Cosa che da adesso in poi per molti non dovrebbe più essere facile, avendo capito, ripeto, che è tutto crollato, non esiste più nulla. I miei esempi, le mie esperienze, io nel tempo nel quale ho vissuto queste esperienze ero sposato, avevo la mia casa, avevo la mia famiglia, vivevo bene, non mi mancava nulla. Una mattina, come tutte le altre, esco di casa, saluto mia moglie, saluto i bambini e vado per iniziare la mia giornata lavorativa. Mi metto in macchina, parto dalla cittadina dove abitavo, che si chiamava Acqui Terme, e mi dirigo verso Milano, dove avevo il primo appuntamento. Però, giunto vicino ad Alessandria, mi accorgo di aver lasciato a casa la borsa con tutti gli appuntamenti e con i documenti che mi servivano per iniziare la giornata di lavoro. Torno indietro e vado di nuovo a casa, apro piano piano la porta perché era ancora mattina e quindi non volevo disturbare i miei, che forse erano ancora a letto, e entro in casa e sento del vociare in cucina. Mentre percorro la strada che dall'ingresso mi porta in cucina, sento che vi erano due persone che conoscevo, un marito e una moglie, di cognome Di Benedetto. A me piace dare sempre nomi, cognomi, riferimenti per poter essere da qualcuno verificati. Questi marito e moglie già anziani, questi Di Benedetto con una famiglia peraltro un po' sgangherata, nonostante avessero il potere di portare la pace in altre sane, ecco, sentivo che dicevano a mia moglie: bene, tuo marito è destinato all'inferno, tuo marito non vuole accettare la verità, seguici almeno tu, quindi nei momenti che lui non c'è noi saliamo su e ti facciamo la lezione biblica. Erano dei testimoni di Geova. Io entro in cucina non arrabbiato, dico a questi signori, che peraltro stimavo anche in forma di amicizia e nel rispetto della loro età: beh, dico, non mi sembra giusto quello che state facendo, voi state approfittando, voi mi avete tenuto i posti, avete visto che sono andato via, siete saliti su a casa, ma in questo modo mettete guerra in famiglia e non è bello quello che, non è cristiano quello che state facendo. Nasce una piccola discussione, questi signori a un certo punto se ne vanno e mia moglie è un po' adirata, arrabbiata: non mi lasci libera, io voglio scegliere la mia religione, io credo che con i testimoni di Geova io mi posso salvare. Mia moglie era una brava donna, una donna alla quale voglio ancora lo stesso bene che volevo all'inizio della sua conoscenza, che ho sempre amato e che continuo ad amare nonostante tutto. Però aveva, diciamo, una base culturale molto molto limitata, e come tutte le persone che hanno questa base molto limitata dal punto di vista culturale, ecco, non riescono bene ad analizzare le varie situazioni, e quindi quando tu non sai ben leggere e difficilmente sei nel punto di capire. Questi imbroglioni di adesso ti dicono che la religione è fatta per gli umili, per i poveri, per la gente, ma dico, abbiamo capito a cosa si riferiscono i loro intrallazzi. Quindi io cerco di convincere mia moglie a dire: certo, se vuoi fare quel percorso fallo, però facciamolo insieme, però ti faccio capire che ci sono degli errori in questo tipo di impostazione per quanto riguarda i testimoni di Geova. Analizziamo la Bibbia, la studiamo, però vedevo che già il rapporto si era un po' incrinato. Fatto sta, e non è solo per questo ovviamente, che dopo qualche tempo il mio matrimonio si è rotto. Attenzione, non sto dicendo che si è rotto per colpa dei testimoni di Geova. Diciamo che è stata la componente, è stata la scintilla che ha fatto ovviamente poi saltare quell'armonia e quindi ha distrutto tutto.
in un momento di sconforto, io dopo altre vicende brutte, perché questa gente mi ha portato per davvero il diavolo in casa, dopo vicende brutte, niente, decido di lasciare la mia casa e sono in forte crisi, ho delle grosse sofferenze, raccolgo qualcosa di importante, quindi quantomeno, per esempio, e non so perché l'ho fatto, perché ho lasciato un patrimonio, ma mi sono portato via un sacchetto con tutte le cose d'oro di famiglia. Un bel tesoretto, perché ripeto, a quel tempo io stavo bene e mi potevo permettere quello che volevo. All'interno c'erano per esempio molti gioielli di platino, d'oro, brillanti, perle, tutto quello che nell'arco dei 22 anni di matrimonio io di volta in volta regalavo a mia moglie e ai miei bambini, e mi regalavo io, mi piacevano molto i Rolex, addirittura avevo un Princess tutto quanto d'oro, quindi cose, un grosso valore. Stranamente, non so perché, la mia, ovviamente ve la sto raccontando in stringatissima sintesi, perché ci sarebbe da parlare per dei giorni, mi dirigo e mi trovo in una località che si chiama Marsala, in Sicilia. Lì conosco, per motivi particolari, dei pentecostali. E questi due pastori di questa chiesa, pastori, non dovrebbero essere chiamati così, questi due imbroglioni che gestivano la chiesa pentecostale, a un certo punto mi vengono presentati, nasce un semi rapporto di amicizia, io continuo a frequentarli, però vedevo che c'era della stranezza, ste mani imposte su persone malate che non guarivano mai, insomma, passare, chiedere sempre denari per questo, per quello, vabbè. A un certo punto io prendo queste mie cose d'oro, questo prima ovviamente di conoscere questa gentaglia, e per non tenerle in casa, anche perché ho bisogno di denari, decido di portarli al Monte di Pietà. Vado presso il credito siciliano di Trapani e lì deposito queste mie cose. Mi danno in cambio del denaro e io continuo la mia vita. Un giorno, parlando con questi pastori, dico loro: beh, lì ho un tesoretto. Premetto che a Marsala io fui dipendente di un centro per il recupero dei tossicodipendenti. Questo centro era gestito da un prete, Antonio Cannata. Al prete io dissi: guarda Antonio, io ho presso quella banca, ecco, un mio piccolo tesoretto, dovrei rinnovare la polizza. Questo prete gentilmente mi disse: no Marino, è un peccato buttare via questi soldi così, lasciando sempre la roba lì. Facciamo una cosa, li andiamo a prelevare e te li tieni nella tua stanza. Dico: no, è nella mia stanza. Beh, l'ambiente è quello che è, erano ragazzi agli arresti domiciliari, bravissimi ragazzi, però dico, insomma, mettere tutto che vuol dire far cadere qualcuno in qualche tentazione se si viene a scoprire. Allora il prete mi dice: guarda, io nella mia casa di Palermo ho una cassaforte, se vuoi prendo questo che sto dicendo, mi sta servendo per dimostrarvi che ho delle testimonianze. Ecco, prendo questo, lo consegno nelle mani del prete, il prete se lo porta a Palermo e lo custodisce nella sua cassaforte. Un giorno decido di uscire fuori da questa realtà perché avevo voglia di crearmene una mia, dando un po' più di valore, di cuore all'attività di recupero, e quindi quando dico al prete che era mia intenzione lasciare la struttura, il prete parte, va a Palermo, ritira dalla sua cassaforte il mio tesoretto e me lo consegna con molta onestà, perché non vi erano ricevute, non vi erano testimonianze, quindi avrebbe potuto chiaramente dire: no, tu non mi hai dato niente, io di tuo non ho niente, e io mi sarei, come si suol dire, attaccato al tram. Lascio questa struttura e vengo avvicinato da un altro signore che si chiama Andrea Piccione, ed è un signore che in Marsala ha l'unica grossa azienda per la lavorazione del pesce che c'è in quel paese.
mese. Io ho dietro il mio tesoretto, e lo dico ad Andrea Piccione, con il quale stava nascendo una mezza idea per iniziare a far nascere una cooperativa sociale in riferimento al recupero dei tossicodipendenti, posta in una certa maniera. Dico a lui, guarda, anche lui molto gentilmente mi dice: non ti preoccupare, te li custodisco io, non c'è nessun problema. A questo punto inizia questo rapporto di avvicinamento con questi pentecostali. Questi pentecostali si comincia a parlare, si va sin anche dal notaio per costituire la cooperativa. Io dico un giorno a questo imbroglione, tra parentesi, alias pastore: bene, diciamo, presso Piccione, Andrea, o delle cose mie, le andiamo a ritirare. Di che cosa parli, che cosa sono? Dico: ma guarda, diversi, era pesante, si parlava di circa quasi mezzo chilo di cose d'oro. Quindi lui sgrana gli occhi, dice: ma non sai che mia moglie ha un negozio di pegni lì, di compravendita di cose d'oro, noi vendiamo anche cose d'oro, e vediamo di che cosa si tratta, e così le mettiamo in attività. Io non mi fido molto, perché ero anche legato dal punto di vista affettivo a questi miei preziosi, e ritengo che la cosa migliore era prenderle di nuovo e riportarle in banca, al credito siciliano di Trapani, perché lo dico lì, sono ben custoditi, non succede nulla. Ritorno dal direttore del credito siciliano e dico: guardi, le riconsegno queste cose, però non ho più granché bisogno di denaro, quindi me li valuti al minimo, tanto per avere significato l'operazione. Infatti questo signore ritira questo materiale e mi dà una cifra di circa 2500 euro in cambio. Io continuo il rapporto con questi pentecostali, questi ogni giorno: ma perché? Vediamo cosa ricavarne, e per aprire la struttura abbiamo bisogno di soldi. Dico: no, non abbiamo bisogno di nulla, perché abbiamo bisogno soltanto di farla partire e poi avere le autorizzazioni, cosa che mi era facile, perché ero in ottimi rapporti col direttore dell'ASPI di riferimento, e quindi non avrei avuto nessun tipo di problema. E ogni giorno c'era sta storia, finché a un certo punto dico: va bene, dai, d'altronde voglio cambiare macchina, dobbiamo metterci un po', d'accordo, facciamo come mi dici tu, mi fido di te, anche perché mi ero fidato anche di lui nel voler organizzare questo tipo di nuova attività. Ad uno di loro consegno la schedina della banca, che parte immediatamente e va a Trapani, riscatta questi valori, e alla sera ci incontriamo presso, io non sapevo che la moglie peraltro facesse quel lavoro lì, nel negozio della moglie, dove da buona cristiana soccorreva la gente in difficoltà comprando per due soldi le cose che loro le portavano. Va bene, comunque, a prescindere, ognuno è libero di fare quello che vuole nella vita. Prendiamo queste cose, le mettiamo sulla bilancia, gli occhi erano sgranati e... Va bene, vedrai, non è conveniente rottamarli, ma è più conveniente metterli in vetrina, le venderemo, sono oggetti di grosso pregio, di grosso valore. C'era un anello tutto di platino tempestato da 36 brillanti con una perla naturale al centro, un serpentone tutto di platino con le due estremità ancora delle perle coltivate, c'era roba di tutti i colori. C'erano i miei orologi d'oro, i miei anelli con brillante, c'era di tutto. Io chiedo loro ovviamente di avere cura di queste cose. Sì, stai tranquillo, e basta, e tutto finisce lì. Un giorno nella vetrina, entrando in quel negozio, vedo poche cose e dico: come mai avete messo voi? Ma sai, abbiamo pensato bene, le cose d'oro le abbiamo mandate a Roma, lì le valuteranno, li vedranno. Morale della favola: ho perso tutto. Considerate che io, per un maggior senso di affezione, avevo tenuto il Rolex, il Princess d'oro, il mio Longines d'oro e il mio anello, il solitario con brillante, che mi regalò mia madre, e li avevo
e li custodivo nella casa di Marsala. Questo lo sapeva il più furbo dei due imbroglioni alias Pastori. Un giorno mi venne a trovare dicendo: abbiamo un fratello in difficoltà. Dico: che problemi ha questo fratello? Beh, in mezzo alla strada, dorme sulle panchine. E vabbè, dico, vediamo di incontrarlo, di soccorrerlo. Ma dove lo portiamo? Io ho paura, mi diceva questo imbroglione di Pastore, a portarlo a casa mia, perché sai, non vorrei, c'ho dei bambini, pedofili. Ma comincia a raccontarmi una serie di situazioni e mi mette nella condizione di dire: beh, intanto troviamolo se è in difficoltà, e poi al limite, se non te lo vuoi portare a casa tu per soccorrerlo in qualche modo, e beh, io ho un lettino in più, me lo porto da me. Ecco, bravo, mi piace, bella idea, oh, tu sei nella grazia di Dio, tu qua, tu là. Vabbè, incontriamo questo tipo, che non era per niente in difficoltà, perché era ben messo fisicamente, aveva un bel pancione, di uno di quelli che mangiava e mangiava anche lautamente. Me lo porto a casa e questo comincia a raccontarmi tutte storie, il padre è ricco, vabbè, tutto un sacco di fesserie. Io a un certo punto mi viene sonno e dico: beh, senti, io vado a dormire, e non mi ricordo il nome di questo altro imbroglione, vado a dormire, boh, avevo un mio vizietto, tenevo i denari che mi servivano per gestire la mia vita, ecco, li tenevo in una macchinetta del caffè. E questo ragazzo mi dice: posso fare il caffè? Dico: sì sì, fai il caffè, va a prendere. Purtroppo quella macchinetta del caffè l'apre, dove c'erano dentro i soldi? Dico: no, guarda, non usare questa, usa quest'altra. Dice: vabbè, io cambio posizione ai denari, lui fa il caffè e dice: senti Romano, mi diceva questo tipo, qui in casa tua c'è molto disordine, c'è tutto sotto sopra, io non ho sonno, di notte non dormo, dormo poco, ti dà fastidio se mentre tu riposi io ti metto un po' tutto a posto? Dico: no, fastidio non me ne dà, se ne hai voglia di farlo, fallo pure. Vado a dormire e sento questo che girava sotto sopra tutta la casa e dico: vabbè, guarda, boh, mi sta facendo un gran bel favore. Bene, non ho più trovato il mio Rolex d'oro, il mio Princess d'oro. Così come quando qualche giorno dopo che lui se n'è andato dicendomi: preferisco andarmene via, preferisco altre soluzioni, quando sono andato per prendere dei soldini per andare a fare la spesa, non c'erano più neanche i soldini che avevo messo nella caffettiera. Io non ho maledetto questa gente perché non ho il carattere per farlo. Però queste sono le mie esperienze. Questo non vuol dire che queste esperienze devono metterci nella condizione, in forma generalizzata, di puntare il dito contro questa gente. Però è già una buona partenza. Quindi, volendo fare il punto della situazione, possiamo dire che almeno per Romanino Romano la religione, valutata per così come è fino ad oggi ci è stata presentata ed imposta, è miserevolmente fallita. Infatti, senza dover essere sottoposto a smentite serie, perché non v'è la possibilità, si può affermare che la religione è nata per dominare, soggiogare, sottomettere, impaurire, controllare, intimorire, terrorizzare ed infine per speculare. Per questo è stato creato un libro che, anziché presentarci i fondanti atti all'accrescimento veri, quindi inconfutabili, è finito, per così com'era nelle intenzioni, raggiungere altri limiti, i limiti prefissati, che sono quello che ho detto prima, del controllo e della speculazione. Ovviamente, mentre le soluzioni di controllo e per queste può essere accettato in compromesso per quanto riguarda specialmente la vita di un tempo, per ciò che riguarda la speculazione, l'azione è completamente riprovevole, in quanto la stessa ha fatto leva sui sentimenti più puri dell'uomo. Oggi quindi ci rimane una soluzione: cominciare, non dico da capo, ma rivalutare la nostra cristianità ripartendo da altre basi. Le domande che ne scaturiscono da questa riflessione sono evidenti: chi siamo, dove andremo, a cosa credere, che ne vogliamo fare della nostra esistenza. Per me Romanino Romano, escluso
molto da quel libro meglio noto come la Bibbia, rimangono due elementi che non devono essere mai e non possono essere discussi: Dio, quindi la veridicità di Dio, e la veridicità di suo figlio Gesù. Allora, per ricostruire il nostro futuro basato su verità vere, su verità essenziali, l'unica alternativa è l'amore, la fratellanza, la condivisione, che porta alla solidarietà, convinti che già questo basta per ottenere il giusto premio per l'eternità dell'anima. Ovviamente nella Bibbia, in quello che dobbiamo salvare dalla Bibbia, e ci si arriva, sapete, col giusto discernimento ci si arriva, chiedendo, così come ho sempre fatto io, la forza a Dio di mettermi nella condizione di capire dov'è il falso e dov'è la verità. Io ci sono arrivato. Ci sono arrivato in modo esaustivo, in modo completo, tant'è che quantomeno il popolo di Facebook lo può confermare. Insomma, le cose che dico non sono smentite, non ho ricevuto denunce, non ho ricevuto anatemi, non ho ricevuto nulla. Quindi le nostre basi per vivere una vita degna di essere vissuta, per quelli che sono i rapporti con la stessa esistenza, i 70, gli 80, i 90, i 100 anni, rimangono essenzialmente ancorati ad Atti 2, a Giacomo 2, a Matteo 25 e alle lettere di Paolo scritte ai Corinzi, quindi primo Corinzi 9. Da questi fondanti seri deve partire la nostra rinascita. Deve partire, non lo sto dicendo in forma ovviamente categorica o urbi ed orbi, lo sto dicendo in forma di convinzione molto semplice. Io quantomeno comincerò la mia vita e concluderò la mia vita in questo in questi termini: amando il mio prossimo, che è la forma cristiana più vera che esiste. Non esistono controindicazioni, né nessuno ti può mai discriminare o imputare chissà quali doppi fini se tu ami, se tu avvicini il fratello dando e non chiedendo. A questo punto non fai nessuna attività di speculazione. Io lo sto provando, sono in un piccolo centro, piccolissimo, quindi non è attendibile quello che sta succedendo qui da me, perché è facilmente attuabile come percorso. Però quelle poche persone con le quali ho parlato fino adesso le ho facilmente portati nella condizione di vivere la loro vita in questi termini. Considerate che era tutta gente che addirittura dava la decima, ci sono due atei che fanno parte del gruppo, però ripeto, ho potuto verificare che anche qui in questo piccolo centro coinvolgere la gente a dire il tuo superfluo, quando metti le mani in tasca e ti accorgi di avere quei 10 euro in più, quando hai portato il pane a casa, quando hai pagato le bollette, quando hai rispettato i tuoi impegni e vedi che hai 10 euro ancora in tasca, bene, dalli al tuo vicino, individua se c'è qualcuno che è in difficoltà, che non ha da mangiare, e offrigli quei denari, ecco, direttamente nelle mani ovviamente di chi è sofferente. Questo già ci metterebbe nella condizione di far rinascere su basi nuove il popolo di Dio, senza più frammentazioni, senza più guerre tra fratelli. Ripeto, voi guardate questo nuovo popolo di queste religioni evangeliche, pentecostali, si sono frammentate in mille se non migliaia di denominazioni e sono tutti uno in guerra contro l'altro, volendo tra le altre cose portare avanti la stessa verità. Ora è assurdo! Cioè, io parlo d'amore e riesco anche a crearmi guerre in questo senso nello stesso popolo. Quindi basta, è ora di fermarsi, è ora di rimodularci, è ora del famoso grande risveglio. Il popolo di Dio deve essere uno solo, chi segue Gesù nel rispetto del suo undicesimo comandamento, amatevi come vi amato, deve essere uno solo. Non possono essere mille verità, non ha senso. Questo è successo perché alla base di queste religioni sin dall'inizio si è creato l'inganno. Non so, io ripeto, questo video
piace poco anche a me quello che ho fatto, perché è un po' pieno di confusione, però è la base dalla quale si può partire. È chiaro che a Romano Romanino piacerebbe attuare quello che sta attuando in questo piccolissimo borgo, ecco, in una grande città, per dimostrarne la fattibilità, ma non dipende da Romano Romanino, anche perché Romano Romanino non ha risorse e quindi non può neanche muoversi, dipende da qualcuno di voi, di buona volontà. Proviamo, iniziamo a far nascere una nuova realtà, dove quando ci daremo la mano ce la daremo convinti che questa azione sta partendo dal cuore e non per altri loschi interessi. Avrà un senso la nostra vita e io sono certo che se noi aboliremo tutto lo schifo che oggi c'è attorno a noi, anche le nostre condizioni sociali cambieranno notevolmente. Notevolmente. Io, se dovessi fare il rivoluzionario, non andrei contro i politici, ma smantellerei le chiese, le uniche oggi capaci di aver creato tutta la confusione che abbiamo attorno. Non sono i mille politici che stanno rovinando per quanto riguarda l'Italia e il nostro paese, ma sono le migliaia di altre forze che riescono a governare per soddisfare la loro volontà questi mille politici che abbiamo lì, al potere, nei palazzi, dove si gestisce la nostra sorte economica e politica. Sono queste altre forze avverse che stanno distruggendo le nostre potenzialità. Credetemi, non mi sono mai sbagliato. Questo video lo concludo così, augurandomi di poterne fare degli altri, un po' più pregnanti per quanto riguarda quello che è il mio intendimento, che offrirò, ripeto, sempre in forma assolutamente gratuita. Avrei però bisogno vicino a me di gente seria, di gente determinata, di gente con la volontà di far rinascere il popolo cristiano in forma onesta. A risentirci.